Vogliamo parlare un po' del circolo nautico san benedettese, visto che stiamo qui nella Assolutamente sede. sì. Beh, che devo dire, per me questa è un po' casa, insomma, è un po' tanto casa. Cioè, ci sono passati qui i miei nonni, i miei genitori si sono conosciuti anche tramite il circolo nautico. Per me è veramente la seconda casa. I ricordi più belli che ho da bambina li ho qui. Cioè, comunque ho iniziato a fare Optimist, che avevo 6 anni. Cioè, sono nata praticamente su una barca. Nascono Penso. tutti lì Eh sì, nell'Optimist. dell'Optimist, poi per passare al laser, poi vabbè, io diciamo che ho percorso altre strade, non è che sono stata una grande velista, sì, però insomma ho vissuto sicuramente gli anni più belli della mia vita, li lego al circolo nautico, quindi me ragazzina a giocare con gli altri ragazzi, la scuola vela, o penso anche alle traversate che ho fatto in Croazia con la mia famiglia. Sono sicuramente molto legata a questa realtà e sono contenta che comunque una realtà che continuo a vivere mi sembra anche sia un po' il punto di riferimento per la città. Poi ribadisco, non vivo più qui purtroppo la quotidianità, però insomma No, vedo sempre che è una purtroppo, realtà però molto lavori viva. da un'altra parte, è Certo, logico. assolutamente. E cosa non ti ho chiesto? Non lo so, che cosa mi vuoi chiedere? No, appunto, che cosa non ti ho chiesto? Se vuoi parlare, oppure vogliamo fare un punto tra Italia, Europa e il mondo globale, ma non necessariamente politico o non necessariamente riferito magari alla guerra o alle guerre in corso. Il punto, ovviamente poi diciamo ognuno parla, no, per quello che vive. Cioè, secondo me ovviamente la situazione più grave in Italia, ma come anche in Europa, ma ovviamente poi ne parliamo per l'Italia, per un discorso di vicinanza, è legato al lavoro di noi giovani. Sembrerebbe una frase fatta, la solita retorica, però oggettivamente è così. Io penso a tantissime mie compagne del liceo, me inclusa. Una classe di 30 persone, credo che all'incirca in 20 viviamo fuori, perché purtroppo nella nostra città natale non ci sono opportunità lavorative. Appunto, io vivo a Roma e penso a tutte le persone che conosco a Roma, non c'è nessuno, cioè conoscerò penso 3 ragazzi, parlo della mia fascia di età, che poi continuiamo a dirci ragazzi, ma in realtà più di 30 anni non c'è più ragazzi, e che purtroppo per questo discorso, visto che l'accesso al lavoro è sempre più tardivo, continuiamo a dirci ragazzi, ma ragazzi non siamo. Tornando al discorso, dicevo che conoscerò più o meno 3 persone che sono di Roma e vivono a Roma, tutti gli altri siamo del nord, del sud, centro, e comunque secondo me questo è un grande problema, perché è difficile ed è anche triste vivere costretti lontani da casa per un lavoro. Per quello secondo me sicuramente l'Italia è piena di emergenze come il resto del mondo, ma investire sulla stabilità lavorativa e le possibilità lavorative è veramente un'esigenza Beh, purtroppo grande. qui San Benedetto del Tronto è stata una città famosa per la pesca. C'è Certo. stato un periodo dove era per tonnellaggio prima in Italia, poi è diventata seconda dopo Mazzara del Vallo, voglio dire. E quindi poi per fortuna è venuto fuori il turismo. All'infuori però di queste due cose non riusciamo a trovare degli sbocchi per i giovani, Lo so, però purtroppo. diciamo che insomma delle soluzioni si dovrebbero trovare in qualche modo. Ecco, facevo un discorso più globale, cioè per me è inammissibile a 33 anni non avere una stabilità lavorativa, quindi poi di conseguenza abitativa e familiare. Cioè, sono molto poche le persone che a questa età riescono ad avere un lavoro a tempo indeterminato, una casa, un futuro certo. Cioè, il problema è molto diffuso, soprattutto perché se pensiamo che tutti noi ragazzi costretti a trasferirci nelle grandi città abbiamo, avendo contratti a tempo determinato, molte volte anche difficoltà dal punto di vista abitativo, perché è difficile addirittura ottenere un mutuo. Quindi per questo dico, Certo, effettivamente è complicato vedere un loro futuro. guardano anche il cedolino della paga mensile. Sì, nonostante io appunto, insomma, comunque fortunatamente per quanto a tempo determinato i contratti che riesco a avere sono ottimi contratti, non ti danno, cioè non danno alle agenzie una garanzia. E onestamente è abbastanza frustrante non avere neanche una casa,
Sembra però che ci sia un ritorno anche ad alto livello, parlo di ricercatori all'estero, anche in America, che stanno tornando e il governo così almeno dice, ma io non ci credo, che faranno di tutto per far ritornare almeno i ricercatori in Italia. Cosa ne pensi? Non lo so, onestamente non lo so, io posso parlare ovviamente per esperienze personali e ti dico che ho molti amici anche che fanno ricerca che non sono in Italia ma sono all'estero e che stanno andando proprio adesso all'estero. Quindi questa inversione di tendenza sull'inversione non ci la credo vediamo. Un po' troppo, guarda, proprio due ore fa stavo facendo un'intervista con il presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici e lui mi stava riportando alcuni dati molto allarmanti sul fatto che sempre più medici italiani vogliono trasferirsi all'estero. Nonostante in Italia ci sia la carenza di medici, questo è grave. E lì torniamo un po' proprio al discorso della tutela del lavoro, della stabilità del lavoro e anche della retribuzione. Purtroppo è un po' così. Poi per carità, questo non voglio fare un'intervista deprimente. Diciamo è un dato oggettivo, poi è normale, sicuramente i tempi sono cambiati, ormai una concezione della vita è diversa, il fatto del posto fisso, della casa fissa sicuramente non è più come 30 anni fa perché abbiamo tantissime altre opportunità, cioè diciamo anche che l'instabilità in parte può essere anche legata al fatto che ci sono opportunità in tanti luoghi, però diciamo che ecco, bisogna un po' adattarsi, bisogna imparare a navigare in tempesta, mettiamola così, visto che siamo in ambito marittimo, è un po' questo. Io diciamo che un po' mi sono rassegnato e ho imparato a gestire la tempesta, però ecco, sai quello che fai tra un mese, ma non sai quello che fai tra due.